Signori e signori, incredibile, ciao Leo, bentrovati a tutti in questo nuovo episodio, il 18esimo, siamo usciti dal tunnel del 17esimo della sfiga, nella speranza di non incontrarla più, e siamo qui a registrare il 18esimo nella stessa sera, scusate la tosse, infatti sono sempre uguale. Chi? Io, Saiu, comunemente noto come Riccardo, che pratica qualcosa dal 2008 insieme al 2012, siamo qui a portare tutta la saga di Assassin's Creed, perché ci piaceva, no non è vero, perché si parla di parkour, ma anche alla fine... Anche se alla fine ci siamo presi male, con male per noi vuol dire bene, noi veneti, della storia di Ezio. Ed eccoci qui, io e gli amici di Twitch. Ciao Twitch carissimo. Sì, perché ogni lunedì sera alle 21 siamo in live, quindi se volete passare venite pure. Ci sono anche delle live extra che annuncio nel nostro canale Piglia Mosche, sempre link in descrizione se volete unirvi, canale Telegram, in cui decidiamo anche che cosa facciamo. 65 amici stretti, stiamo salendo, aspettiamo sempre di arrivare a 71 perché cerchiamo sempre di migliorare, però vediamo insomma come va in questo episodio, non c'è nessuna fretta. Ultima cosa da dire, abbiamo anche un canale Patreon, perché nonostante siamo all'inizio, comunque se qualcuno ha voglia di supportare più di un commento, un like e una visualizzazione, che sono sempre graditi, c'è sempre la possibilità di farlo in descrizione. E detto questo, come promesso dall'ultimo episodio, che per noi è stato 5 minuti fa, siamo qui a cominciare il nuovo con la tana di Romolo. Let's go. E interagisci. Entriamo in questi buchi di fogna. Speriamo non sia una prova a tempo, perché sono tutte a tempo e non è carino. Magari questa è un po' diversa. Speriamo, godiamocela. Madonna, che entrata fica. Però, cioè, senza guardare, poi così, vabbè, non mi fiderei mai, ma vabbè. E io sono entrato nelle fogne di qualche città, lo so com'è, e non è il caso di entrare così, bisogna guardare. È la più facile questa tana delle altre, mi fido. Io non dico nulla. Ah, c'è già chi piange in chat. Per e con me, evidentemente. Eccoci qui. Questo si pulisce le mani. Siamo appena entrati in una fogna. No. Ah, tra i quali di salute. Ok, pensavo non metterci più di 3 minuti. Ho preso un colpo. Trova il santuario di Romolo. Pronti? Va bene. Andiamo con calma. Qua non vedo nessuno. Sento già un... Ok, più facile del previsto. Aspetterei ad esultare. Vabbè, di lusso, mi dicono giustamente. Secondo me è di lusso, perché non dobbiamo preoccuparci troppo del tempo e possiamo farlo in 2 milioni di anni. No, cominciamo bene. Sì, in effetti era un po' azzardato quel salto, però poteva fare, cioè, fa delle cose fuori di testa. E quindi lì non ci posso andare. Qui? No, giustamente. Oh, no, non puoi saltare. Ma come cazzo? Allora sali qui. Ah, tu vuoi che io faccia questo? Che inutile mossa, veramente. Ma Dio santissimo, dai di qua. Vorrei che tu facessi un salto verso l'alto. Lo fai? No. E qui? No. E qui? Ma cominciamo benissimo, signori e signore. Ciao Eta e anche Carbon. Ma come? Ah, le ragnatele mi confondevano. Pensavo non potessero essere utilizzate. Noi dobbiamo andare di qua per prendere la bandiera dei Boggia. Oh. Una sub a me? Una sub. Un backflip per te. Per te, mi sembra corretto, un buono scambio. Grazie Zyx 0 e anche 5 per questo tuo incredibile contributo con il buon Prime, che vi ricordo essere gratis se lo avete. Cioè la sub è gratis. Quindi grazie mille, grazie infinite. Un supporto più che me... Oh mio Dio, 66! Ma è un numero incredibile, io adoro il 6. Non lo sapevate. Ah, cos'era questa? Una mosca? Una zanzara? Cosa mi è entrato nell'occhio? Ma di là posso fare un wall run, secondo voi? Ho letto la notifica in game? No, non l'ho letta. Me la rinfrescate? Stavo forse guardando voi.
Manca un 6 per il numero perfetto, dice il buon David Elon. Giustamente, non smentisce il suo nome. Le mappe delle piume e delle bandiere dei Borgia sono ora disponibili dai mercanti d'arte. Questo è stato detto. Molto, molto gradito. Grazie, Bile, che ce l'hai ricordato. Cioè, ce l'hai riletto. Questo porta a noi un grande quesito. Ma che senso ha mettere le mappe se... cioè, perde l'esplorazione? Vabbè, dai, bene, bene. Si vede che col 2 hanno imparato sta roba, che tanto la gente va comunque a controllare. Vorrei parlarne un po', però... in effetti è una scelta... giusto. Qua non ci sono ancora nemici. Come mai? Ecco, appena detto. E quello che cazzo è? Ma è una persona? Non c'è un vero zoom, maledizione. Non capisco, raga. Che cazzo è? No, questa è una trappola. Vuoi rifare come le piume? No, 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 va benissimo, va benissimo. Meno male. È una trappola e io non ci casco. E quindi faccio questo. No, non era questo che volevo fare. A morte! Ecco. Ah. Romolo esige la sua morte! E chi è questo? Deve soffrire quanto ha sofferto Romolo. Vabbè, loro non hanno armi speciali, quindi possiamo farcele tutte col coltello. Ecco. Olè. La tua fine è scritta, chi sei tu? I nostri padroni Borgia, tu non sai nulla. So che vi hanno inviato delle missive cifrate. Provami la tua innocenza. Dimmi dov'è il foglio di codifica. Una sub a me? Un bel clip per te. Attenzione, chi ha fatto la sub? Cappella la Nutella! Incredibile, sono felicissimo che tu sia uno di noi. Incredibile, benvenuto negli amici stretti. Grazie infinite. Lol, mi fa molto piacere. Allora, tornando a noi. Ah, certo. È il solito discorso. Ok, fatemi concentrare, che già sarà un disastro così. Pam, 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 pam. Madonna, è agilissimo col suo vestitino con la gonna. Certo. Perché mi fermo anche a guardare? Quella è la cosa assurda. Mi dispiace solo non aver depredato quei gaglioffi, come dicono sempre. Oh cazzo! Diavolo, qual è? Oh cazzo, questo non me l'aspettavo. Ma che significa? E nessuno mi dice niente? Ops. No, 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 non vedo niente in effetti. Ma che posto è questo? Ma, raga? Cioè, pazzesco? Lol, la Ubisoft ci aveva visto lungo, aveva previsto le identità di genere animale. I furri? Oh yeah. Grandi. E vabbè, noi ce ne fottiamo e prendiamo la bandierozza. Dai, artisti del giubileo. In teoria il giubileo dovrebbe essere un anno di festa a cadenza secolare in cui i peccati vengono rimessi. In pratica si finisce per celebrare un giubileo ogni 25 anni, così da estorcere ancora più denaro ai pellegrini. Quello che doveva essere una festa divenne un maleficio, un malefico percorso a ostacoli. Per poter ricevere il perdono occorreva visitare 4 basiliche. Semplice, no? No, i romani dovevano visitare le 4 basiliche 30 volte, gli stranieri 15. Gli sventurati pellegrini dovevano attraversare una porta sacra murata presente in ciascuna basilica, che veniva aperta con un martello d'argento dal papa o da un cardinale di giorni sempre diversi.
Ogni volta che una porta murata crollava, qualcuno della folla sottostante rimaneva ferito, ma ciò nonostante tutti lottavano per accaparsi un pezzo di muro. Nel 450 diverse centinaia di pellegrini morirono calpestati durante gli spostamenti di una basilica da una basilica all'altra. La città restava talmente traumatizzata dalla follia del giubileo che gli attori e i musicisti intervenuti solitamente si fermavano per poi diversi anni per aiutare il deflusso dei pellegrini al termine dell'evento. Diversi anni, raga. Fuori di testa sta roba. Di qua. Dai. Ma che diavolo sta facendo? Va bene. Salti. Ma sapete perché sbuffo? Semplicemente perché nella realtà quello è un salto molto più facile di quello che sta facendo adesso. Ma di una facilità disarmante, raga. E lui scappa. Vabbè, lo facciamo scappare. Perché voglio la bandiera. Ottima esibizione. Sembra vero. Come la prendo la bandiera? Stavamo per commissionare il passato del giardino. Se non altro. Ma porca. Da dove si entra? Forse dopo? Ah, forse quelle sono solo piccole tende. Vediamo se è vero. Dai, scendi. Anche perché qua mi fa scendere, giustamente. Sì, sono come quelle del... Ah, certo. Sono come quelle dei cosi. Ma scusate, ma io ho sbloccato la mappa perché ne ho recuperato un tot. Voi lo sapete? Cioè, poteva capitare ovunque. E nel momento in cui arrivo nel punto... Ok. Alla 25. Ok. Let's go, di nuovo. Figurarsi, Dio, Madonna. No, la bandiera, vabbè. Ci torneremo. Ma quante bandiere ci sono in un'unica? Madonna, che bello. Mi sono perso l'analogico col pollice che... come adesso, scusate. Non posso neanche tenere un analogico. Ok. Forza. Ok. Vai, vai! Quadrato. Pazzesco! Niente, non ha fatto neanche un rumore. Non l'abbiamo neanche visto. 11 fiorini. Madonna, che pezzente. Adesso noi faremo tutto il viaggio a ritroso per prendere quella fottuta, maledettissima bandiera. Ah, non possiamo farlo. Va bene, e allora ci torneremo un altro momento. Giù. Qua mi sa che posso passare... No. Ok. Cioè, allora lo straccio no. Però ha più senso giustamente salire. No, ma non facciamo i come si dice, i polemici. Noi facciamocelo. Oh, oh, e questi? Cerchiamo di non ammazzarli. Abbiamo un salto dell'aquila. Cioè un salto... Sì, Benone. Allora, se quella è la strada, sicuramente di qua non c'è niente, giustamente. Stavo per dire c'è un tesoro, ma troppo positivo, come si dice, troppo ottimista. Mamma mia, che saltoni. E mo? Wow. Che posto, raga!
mi ricorda Tomb Raider, also known as Tomb Raider in realtà. E questo cos'è? Pazzesca sta musica. Impadronisciti del tesoro dei seguaci di Romolo. Bellissimo sto posto. Perché non abbiamo fatto casa qui? Eccoli. Incenso. Mi serve rosario buddista. Mi serve qualcosa che inizia con la A. Non so che cosa. Qual era. 191 fiorini. Non mi ricordo qual era il materiale che abbiamo visto che. Vabbè, poco male, non c'è altro qui. Let's go. Finito così. Pergamena di Romolo 3. Il primo concilio si è concluso, il nostro problema è chiaro, ma non così la nostra risposta. Cesare si allontana dal Senato, dà fiducia a regnanti stranieri, facendo propri l'ego e la pompa della sua sgualdrina egizia. Rifiuta di alzarsi quando ci parla e ride delle nostre preoccupazioni. Ha dato vita a un suo senato privato che brulica di faccendieri e lingue biforcute, gente che non ha nulla a che fare con gli affari di Roma. I miei fratelli sono assetati di sangue, ma dal canto mio non sono certo di essere in grado di versarlo. Quando i miei fratelli se ne sono andati ho trovato delle tracce o una cosa simile, portavano qui sussurri, luci che baluginavano, non ho mai sentito baluginare. Baluginavano attraverso delle crepe della terra, una soglia che è anche un rompicapo. Devo trovare una soluzione. È una parete, Ezio. Ma che ci frega a noi? Siamo potentissimi. Siamo potentissimi. Potentissimi. Non perdere più di 3 riguardi di salute. Fatto, meno male. Dovremmo comunque rifarla. Ditemi voi se è l'unica che abbiamo fatto al 100%. Dobbiamo comunque rifarla. Porca vacca, perché dobbiamo andare a prendere una fottuta bandiera. Vabbè, la faremo. Madonna, questo. Il video 100% sarà un in serie. Saranno 5 forse. Vabbè, vedremo. Tabat, ci sei ancora? Dovremmo capire come farle quelle live. Cioè come editarle, perché sarà un disastro. Eccoci qui. Bene. Con questa storia della tana di Romolo abbiamo concluso. Ora, giusto per il sapore di concludere le cose, io direi che sarebbe ora di andare a finire le stesse storie di Leo. Così magari Leo si sblocca e così saremo liberi di fare questa quando vogliamo. Questo è il mio guess. Spero sia corretto. Intanto noi andiamo di qua. Ah, buona domanda Tabat, così spiego anche a chi... Ciao Sam! Spiego anche a chi magari è nuovo e non sa come funziona l'attuale strategia per portare questi titoli su YouTube. Allora, io faccio un video da un'ora, più o meno, in cui appunto noi portiamo... Fatemi fare una cosa prima, cerco di essere veloce. In cui portiamo tutta la storia principale, più tutto quello che sentiamo di voler mettere che è un po' oltre. Basilica di Massenzio, subito. Vediamo se si restaura davvero. No. Ce la togliamo dalle scatole. Qui non si restaurano, semplicemente stanno lì. Ok. Dicevo, ecco, abbiamo questa necessità. Fatemi vedere qual è il... di fare video da un'oretta, sempre in live su Twitch, in modo tale che noi ci facciamo compagnia, poi voi su YouTube ve la guardate con calma, cercando di portare la qualità migliore. Ora, come si dice, finito il gioco, quando finiamo la storia principale, cosa abbiamo fatto per Assassin's Creed 2? Abbiamo fatto due live, mi pare, sì, due live, in cui abbiamo cercato di concluderlo, ma siccome avevamo pulito abbastanza bene tutte le cose da fare e poi non era così lungo come Assassin's Creed 3, scusate, Brotherhood,
abbiamo finito abbastanza velocemente. E il buon Tabat, il mio carissimo amico che mi aiuta con i video, che li fa di fatto, quelli corti soprattutto, e ha preso quelle due live e le ha editate. Ma io mi chiedo adesso, quante live saranno il platino di Assassin's Creed Brotherhood? Saranno tante? Tante di più, quindi bisognerà capire quante farne uscire. Se solo i best of, sicuramente, ma quanti best of ci saranno, visto che saranno di più? Lo scopriremo alla fine di questa vicenda. Voi probabilmente lo scoprirete con me, ma se vedete questo video fuori dall'estate 2024, incredibile estate, una delle estati più belle della mia vita, per il momento, sicuramente avrete già la risposta. Eccola lì la bandiera. Sentivo tintinnare. Sarà permesso, ma certo che è permesso. Allora, eccoci qui. Andiamo a vedere qual è la prossima macchina. Uccidi il sovrintendente per ottenere la mappa, certo. Semplicemente, ok. Pensavo fosse partisse un caricamento. Allora, analizziamo dov'è il signorotto. Eccolo lì. E scusate, mi sono perso se c'è. Usa l'attacco con calcio contro il sovrintendente. Quindi vuole un combattimento pulito. Beh, intanto. Vediamo cosa fanno. Maledetto bastardo. Fallo scendere. Aspetta. Tirali un calcio. Tirali un calcio. No. Ma aspetta, non capisco cosa sta succedendo. No, non uccidetelo. Tirali un calcio. Ma perché non mi si aggancia? Ma porca vacca. Ma cosa è successo? Che casino è successo? Allora, rifacciamolo. Non si è capito niente di quello che è successo. E questa non l'accetto. No, come faccio? Macchine belliche? Come faccio a capirlo adesso? Porca vacca. No. No. Eccolo qua. E riprendi il ricordo. Porca vacca. E... ah, dovevo prendere la spada. Grazie. Déjà vu. Ah, c'è pure questo da sbloccare. Azione eseguita, madonna. Ok. C'era questo da sbloccare, quindi dover rifare un... ok, buono a sapersi, dai. Due piccioni con una fava. Pistola agganciata. Dov'è? Segnalate ogni crimine alla guardia. Eccola. Cittadina. E quindi, hop. Guardia a cavallo di Roma. Fate largo. Maledetto bastardo. Dov'è andato? Ma dove va? Ah, perché c'è il mio assassino lì. Disarciona. E adesso. Ma porca vacca! Vieni giù, bastardo! Ma dimmi te se devo. Aia. Vieni giù. Aggancia. Attacca. Oh. Allora. Olè.
e adesso tiragli un calcio. Boom. E ora attaccami. Figlio della merda anche tu, che cazzo mi rompi le balle. E io che sparo a nulla. Vabbè, adesso puoi morire come cazzo vuoi, tanto ti ho tirato un calcio. Vale, ho a posto. Ottimo. Bene così. E un disastro di... vabbè. Che è successo? Beh? Non gli ho mica... non l'ho mica derubato? Ah, bastava fare questo. Una sub okay. A me? Un backflip per te. Frank Flug, grazie mille della tua sub, gentilissimo. Grazie infinite. Siamo a 68, signori. Vi prego, non fate passare un minuto di più in questo stupido e sfortunato numero, quando davanti a 68 c'è il 69, signori. Sarò infantile? Può essere, però dai. Chi non è d'accordo che il 69 è meglio del 68? Su, su, vi prego, vi prego. Non esitate, vi prego. Non fatelo, mi sembra veramente scorretto. Una sub a me? Oh, basta chiedere. Grazie mille, Nerienis, grazie mille. Perfetto. Grazie infinite. E ora, se qualcuno si azzarda a sabbarsi, lo banno. Staremo a 69 per sempre. No, non è vero. Però grazie mille, grazie infinite. Una sub a me? No! Un backflip per te. Devil? No! Porca vacca, tra l'altro le hai regalato l'account di mia moglie, perché adesso è moglie. Porca vacca, beh, è stato il 69 più veloce della mia vita, in tutti i sensi, come dire. Grazie, grazie comunque dell'impegno. Ora c'è da fare 71, lo so, vabbè, è andata così. Sì, infatti, almeno abbiamo regalato una sub a Chiara. Chiara contro 69, accidenti. Porca vacca. Napoli? Siamo andati a Napoli? Evidentemente. C'è scritto. Castel dell'Ovo. Ok. Oh, su una nave. I Borgia hanno costruito una letale macchina bellica navale. Pluton! Basata su un progetto di Leonardo. Deve essere costruita prima che... distrutta prima che Cesare acquisisca il dominio dei mari. Ok. Sono arrivati dei soldi. Oh, not without X1M, grazie mille dei tuoi danari. Molto gentile. Pazzesco. E neanche un minuto veramente è durato quel 69. Siamo tutti tristi per questo. YouTube, commenta F sotto questo video per dimostrare che anche tu sei triste del fatto che il 69 è durato veramente pochissimo. Comunque, apri uno dei primi tre cancelli. Va bene. I primi tre cancelli. Questa missione probabilmente vorrà essere... che solo Edoardo può esaminare l'invenzione per apportare le ultime migliorie. Sì, capitano. Ora per vedere il meccanismo si sposta in base. Cosa? Non posso tirare spade? Cioè, coltelli? Perché? Andiamo di qua. Ma tranquillo, non ti faccio niente. Vai tranquillo. Ma perché i pugnali da lancio? Ah, adesso sì. Vi prego, lasciatemi stare, non c'entro nulla. A due? No, abbiamo già imparato. Dio mio, un assassino! Salvatemi, salvatemi, aiuto! Chi è quel tizio? Quello lì in fondo? È uno dei cancelli? Proviamo. Qua possiamo, purtroppo andiamo un po' alla cieca perché sono cose... Ah no, questo mi sa che è un tizio che ci porta. Assassina. Ma devo ucciderlo? No, parla. Datemi i progetti. Ah, certo. Voi siete l'assassino, giusto? Dovete fermare Cesare. Vi ah, aiuterò. Bello che uno ci aiuti. Grazie. Ma... vecchio mio, ma... interagire con la gondola provocherà del disincronismo. Ok. Arruolati nell'esercito papale, mi dicevi.
arrivata. Facile, buona paga. E adesso eccomi qua, capitano. No! Non ti è andata tanto bene, eh? Ma i cancelli quali sono, scusate? Vabbè, qui non vedo nessun cancello. Cioè, interagire... Beh, vabbè, non capisco. Questo è un cancello, dai. Nuovo follower. Grazie, Mroro, per questo follow. Ben trovato. Ciao, Tabat. Un bacione. Grazie di tutto. Vorrei parlarvi un momento. No? Ma porca, per salutare Tabat. Mi sembra giusto, dai. Ci sta. Un bacione, Tabat. Grazie di tutto. Una sub a me? Eccolo! Un bel clip per te. Un applauso. Niente, Tabat, sono io che non ho guardato. Grazie mille, il buon grafico. Grazie infinite. No, ma che roviniamo, grafico? Tu non lo sai, ma noi amiamo l'uno dopo... Ok, l'uno dopo il 60, il 70, il 50, l'80. Quindi cerchiamo sempre l'uno come più uno, infatti, come arrivo per stare un po' lì seduti. Quindi grazie del tuo supporto. Le bombe neutralizzano le guardie, assassina le fuggi prima che la coltre scompaia. Ok, puoi fare tutto quello che vuoi. Ok, tu stai arrivando, benissimo. Ah, buono a sapersi, David. Non lo sapevo. Ok, allora, tornando a noi. Che cazzo c'è? Devo, ovviamente devo aprire il cancello. Ah, lo fa da solo? Guarda come muovi i piedini la guardia, che carino. E noi? Ok, saliamo qui. Raga, lo so, ma... Vale. E apriamo questa cazzo di porta. No! No, apri, apri. Come si fa? Maledizione, va bene, va bene, va bene. Non girarti. Non girarti. Olè. No, vabbè. Non mi serve. Mi serve per fare sincronizzazione 100% l'apertura di un cancello. Capito? Allora. Pam. E come lo apro questo? Non si apre. Allora, apri uno dei primi tre cancelli. Cioè, è scritto o me lo sogno? Non girarti. Non girarti. Bravissimo. Tu vieni giù. Adesso mettiamola quella. Ok. Ce lo togliamo dalle palle così. Ciao Jess, ben trovato. Oh, 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 oh. Dai. Assassino. Olè. Poi ce n'è una lì davanti. Anche quella la facciamo così. No, non lui. Lei. Per sicurezza. E questo riapre. Forse devo superarla prima. Adesso proviamo.
aspettate che mi avvicino. Ah, perfetto. Dicevo, e come facciamo, no? Così. Olè, facciamo la stessa cosa qui. Olè. Qua io continuo a non poterla aprire, scommetto. No. Quindi vuol dire... Ok. Voilà. Devo praticamente cioè arrivare prima di lui. Oh. Che è sta roba? Come si sale qua? Va bene, andiamo a nuoto. No, qua dovrei passare da sopra. Quindi è... Ok. Devo andare con questa per forza, perché se mi vede è finita. Non è vero, potevo scendere. Dio madonna, vabbè. Adesso dobbiamo fare più veloce di lui. No, vabbè. Ma che è sta roba? Oh, madonna. Tutto sbagliato. Speriamo ci sia ancora spazio, perché... lì vedo una salita. Forse qua. Sì, devo andare più veloce. Ti prego. No, maledizione! Com'è possibile? Ma poi che senso ha farmi vedere sta roba se poi scende giù, cioè? E niente, è andata anche questa. È sceso giù. E io non posso fare assolutamente nulla. Dio santo. Ops. Sayu combina guai. Avete ragione. Dovevo tirare dritto, avete ragione. L'avevo intuito, ma... Oh oh. Qua ho fatto un errore, mi sa. Esatto, lo sapevo. Lo sapevo. E ho continuato a farlo? Sì. Lo sapevo. Lo sapevo. Porca vacca. No, no, no. Oh! Mi becca. Mi becca. Mannaggia! Fare 3 episodi in una sera di fila, perché questo è lo stesso giorno dell'episodio 16. Si sente, non sono ancora esperto abbastanza, vi chiedo scusa. Ho voluto provare per vedere se era fattibile, ma forse no. Mi sta guardando? Non si sa mai. Ti prego non girarti, Dio. Ecco, a posto. Vabbè dai, c'è andata bene. Nuovo follower. Diga, grazie mille del follow, grazie di essere qui con noi. Ben trovato. Accomodati pure. Bella questa nuova animazione. Noi andiamo di qua sicuramente. E lo fottiamo. Via, 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 via. Ok. Qua ce ne sono due. Questo non sente il motoscafo che gli sta arrivando vicino? Vabbè. Riduci la distanza. Dai. Ma davvero? Madonna santissima. Comunque,
Cioè, Ezio si butta in continuazione in queste pozze di fango. Vabbè. Oh, forse questo sono io? No. Sono il capolinea. Forse posso superarlo da solo? No. Cosa devo fare qua, vecchio? Sei arrivato? E quindi? Io mi sparo. Cioè, non... Ma che cosa cazzo vuole che faccia? No, mi ammazzo, Dio. Ma è lunghissimo. Allora, siamo arrivati qui. Minchia, ho fatto... Dovrò fare un'accelerazione di ben 2 minuti, sia mai che... Raga, cioè, è qui. Dio Madonna, mi lasci stare? Aspetta, forse... Sì, sei stanco. Ma quello lo posso aprire? Ti prego, dimmi di sì. Ti prego, dimmi di sì. No! Volevo fare la cosa. Vabbè, adesso abbiamo capito. Allora. E uno... Questo è girato di spalle, abbiamo scoperto sta roba. Piacere, sali. E due. E tre. Erano questi i cancelli, quindi. Perfetto, salvi. Ora possiamo finire. Corri. Corri, corri. Ok. Ok. Adesso basterà semplicemente non fare cagate. Siamo puliti, siamo precisi. Ci fermiamo lì, aspettiamo e capiamo cosa succede. Ok, e poi ci mettiamo lì ad aspettare. Ok, pulito. Abbiamo pure fatto, se va tutto bene, la sincronizzazione al 100%. Quindi abbiamo tutto. Ok, sta fermo qui, non fare niente. Vediamo che succede. Bacino di carenaggio. Ora è possibile farsi individuare. Ok, ottimo. Ci siamo, signori. Oh oh. C'è una scala, c'è un motivo. Ok. Il motivo è avere l'occasione di fare questo. Io potevo farlo, sono proprio in mezzo alla stanza. Speriamo bene. Speriamo bene. Ok. Qui c'è qualcuno? Ah, mi guarda pure. Ok, allora torniamo su, somehow. E qui, quindi faccio questo. Potevo anche... Vabbè. Allora lì. Qui. Andiamo qui. E uccidiamo questi due. Benissimo. Tiriamo su quello che ci serve. 72. Ole.
Ole. Ole. Qui ce n'è un altro, immagino, che mi guarda. O forse no. Non capisco. Sta guardando di qua? Sì, sta guardando di qua. Però io se faccio questo... Dai, sì, posso usare uno. Ok, perfetto. Non proprio la migliore delle scene, ma ce la portiamo a casa. Non abbiamo restartato 20 volte. Abbiamo restartato 5-6. Dai. Allora. Ah, benissimo. Questi due... evidentemente sono fatti apposta per... Il cannone è pronto per il collaboro. Oh. Ci stiamo lavorando giorno e notte. I miei uomini non fanno miracoli. Non fanno miracoli. Ti ho chiesto se è pronto. Quasi pronto. Allora dovresti... Ma qua è pieno di gente. Aspetta, ma qui non c'è scritto che non devo farmi beccare. Qui non c'è scritto che devo farmi beccare. Posso ammazzarli tutti uno in fila all'altro? Dai, forza, venite tutti qua, bastardi. Vi ammazzo tutti, Dio. No. Eccoci qua. Madonna santa, quanto vi slamo. Tutti, tutti. I don't know who you are. I don't know what you want. I will look for you. I will find you. I will find you, hai capito? Assolutamente, kill you. Prendiamo tutto. Tempistica perfetta questa di questo meme che appare. Grande Tangia. Tangia è il sistema per cui arrivano i meme grazie alla chat che li riscatta. Per chi se lo stesse chiedendo. Oh, proprio le bombe fumogene volevo perché mi sa che non ne ho. No, metti giù. Ora. Dove andiamo? Innanzitutto qua c'è una scala. E qua c'è un... una roba inutile. Ok. Ah. Sopra di me. Ok. Ok. Beh. Evidentemente questo è quello che dobbiamo fare. Ole. Distrutto. Fai allagare il bacino di carenaggio e ruba la macchina bellica navale. Mi sa che è lì. Il nostro, esatto. Stop. Allaghiamo tutto. È così che si allaga. Ah, perché così facendo arrivo dall'altro lato. Va bene, make sense. Lo accetto. Olè. Oh, 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 oh. Chi è che mi guarda? Va bene. Chissà mai. Chi è? Lo sapevo io. Aia. Ecco fatto. Maledetto bastardo. Eccoci qui. Ora, vorrei capire questo. No, perché c'è la cosa. Però lì mi pare che ci fosse. Vedete che c'è un'altra rotella laggiù, esattamente sopra la testa di Ezio. Aiuto. Lì. Vabbè, avete capito, qui. Ok? Può essere che io debba andare lì. Forse devo farlo dopo. Vabbè, andiamo di qua intanto. Sì, palestra a posto. Balestra sempre super OP. Dov'è? Scusa, perché mi fa andare di qua se devo andare di là? Ah, forse è tutto una... Ok. Pensavo che fosse questa la stanza, diciamo, finale. E invece evidentemente no. C'è qualcosa qui per terra? Lo sapevo! Possibile che un'area sia così ampia senza nessun tesoro? Impossibile. Eccoci qua. Ah, 500 fiorini, minchia. Che voglia di aver fatto tutto sto casino per... cioè, cadere per terra, perdere tempo per 500 fiorini. Ah, guardalo lì. Posso anche evitare di... tanto... orca, stavo per cadere. Tanto
anche se mi becca non succede niente in questa missione, quindi possiamo giocarcela così. Sì, vieni qua. Aia. Avevo sbagliato. Ah, hai una pagina Insta dove carichi i reel? No, ho solo una pagina TikTok e gli short di YouTube. Mi spiace. Ah, vedi, dovevamo fare tutto sto giro. No, non volevo. Vabbè. Instagram lo faccio se arriviamo a 10.000 iscritti su YouTube. Facciamo così, perché è un impegno in più per niente. Veramente. Ciao Nerianis. Un abbraccione. Grazie mille di tutto, sai? Sempre un piacere. Vediamo se riesce a mordere la mano del padrino. Vediamo un po' se riesce a mordere la mano del padrino. 2 hours later. No, perché 2 hours later? Ce l'abbiamo fatta, premi per remare. Madonna, ma questo è un piccolo caramatino d'acqua. Oh oh. Non dimmi che devo buttare giù sta roba. Oh oh. Vabbè, no. Come no, allora. Allora, premi ok per usare il cannone. Puoi guidare per piacere. Bene. Ora girati. Madonna, che difficile. Andare più vicino. R2 per sparare, ok, quindi è così. Però mi serve che tu vada un po' più avanti. Un pochino, ok. Che difficili. Non è difficile in realtà, basta solo. Ah! Ce l'abbiamo fatta? No, l'ho buttata giù. Ancora. Una sola l'ho beccata. Caspita. Sembravano tutte e due. Ma se io faccio questo da qua, questo si gira. No, devo. Ok. Devo girare la barchessa. Eccoci qui. Allora, vai. Troppo distante, vero? Madonna santa, di poco. Ok. Ok, vai adesso. Troppo poco. Beh, uccidiamo loro intanto. No, non penso possa funzionare così, quindi andiamo qui. Ah, l'abbiamo distrutta, questa e questa. Dai! Ci siamo? Madonna, ti ho preso in faccia, Dio. Dai, così. Oh, ce l'abbiamo fatta. A posto. E adesso anche questa piccola arma letale verrà distrutta invece che essere usata. Va bene, accettiamo tutto a questo punto. Ok, urco! 9? No, vabbè, sono tantissime. Va bene. Dove sono? Cioè proprio quelle sono. Certo che una piccola navicellina così contro questi galeoni, guarda quanti poi. Ah, sono solo 3? Sembrano di più. Non succederà mai che da qua riesca a prendere. Ciao. Ecco, pure il cannone. No, non è vero. Ah, ma
ma io ho capito adesso, posso anche... Ho capito? Ho capito. Pensavo che avesse una sola mira, invece no. Cioè che non potessi girare particolarmente, invece posso fare tantissimo. Questo però al massimo. Dai. Presa. Perfetto. Andiamo. Eccoci qua. Olè. Andiamo alla prossima. Ma che disastro che sto facendo. Allora, andiamo più vicino. Ah, questa è proprio una freccia che mi arriva in bocca. Ti prego. Ti prego. Dai, 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 scompari. Ce la fa? Non sa neanche questa. Ma dai, ma si illumina. Ma mi prende in giro. Ah, ecco. Ok, giriamoci. Con calma. Olè. Andiamo. Olè. Aia. Madonna, hanno una mira di merda questi, cioè posso dire? Ah, no, 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 ho sbagliato. Troppo vicino, va bene. Vai, 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 pompa questa, questo motoscafino, Ezius. Da qua? Che di solito da qua prendeva. Su. Ah, ma questa è più alta, va bene. Allora andiamo lontano. Stai attaccando la nave proprio sotto, impossibile colpirti, troppo difficile. Stai a 45 km di distanza, guarda come ti arriva una freccia infuocata in faccia. Adesso lo proveremo sulla nostra pellaccia, mi sa. No, questo è un posto proprio sbagliato dove mettersi, Dio Madonna. Ok. E Dio santissimo. Aia. Oh oh. Ah minchia, pensavo mi avessero mezzo affondato. Ok, dai, da qua. Sì, telecamera. Dai, no, ce l'abbiamo fatta. Dai, basta. Ale, liberi. Ok, e mo? Ce ne sono altre 12. Cioè, raga, veramente. Ok, incredibile anche questo episodio, raga. Sarà un po' il distrascico dell'episodio 17. E adesso, chiaramente, la sfondiamo e la buttiamo in acqua. Perdona, Leonardo. Ah, sì, auto, certo. La fa auto esplodere. Splash. Quindi, probabilmente... il prossimo episodio inizierà con qualche come si dice, dialogo con Leonardo, immagino, così anche questa è finita. Aspettate che mi segno che questo episodio si chiamerà Napoli, mi sembra adeguato, no? Cosa dice Twitch? Cosa dice YouTube? Madonna santa, sempre a rompere le balle voi altri. Oh, che succede? Parte da solo il dialogo. Eccoci qui, parte da solo. Benissimo, allora sarà la chiusura di questo episodio. Ezio, si è sparsa voce che tutte le mie invenzioni siano state distrutte. La confusione mi ha permesso di lavorare a qualcosa per te. Ottimo. Di che si tratta? Un congegno per planare da qualunque altezza. No. Non è ingombrante come la mia macchina per volare. Puoi portarlo con te ovunque. Grazie, Leonardo. Cosa? Diventa un petauro? Con il patagio? Uno scoiattolo volante?
Paracadute sbloccato? Ma mi prendete per il culo? Cosa vuol dire paracadute sbloccato? 5? Presso i sarti. No, no, subito sta roba. Subito. Non mi frega niente. Visita una sartoria per comprare il paracadute. Ma che cazzo si sono inventati? Minchia, un po' più incasinata. Questo qua è il sarto. Madonna, raga. Ma che storia è questa? Oh, e qui cosa c'è? Madonna santa, se... Che cos'è questa, scusa? È l'entrata di casa mia? Sì, immaginavo. E questo? È l'uscita? Oh, no. Ah, certo. Mamma mia, che volo. Ok, immagino che da lì dovremmo saltare fra un secondo. Va bene. Bello fidarsi di una cagata del genere nel 1500. Sì, sì. Beh, guarda, si curavano col mercurio, quindi vedi un po' te. Dov'è il sarto, maledetto? Vieni qua, sarto. Venite, amici! No, mercante d'arte. Sarto. Sarà per la prossima volta. Sarà proprio per la prossima volta. Avanti, amici. Sarto, parla. Voglio capire subito. Borse. No, ma va bene. Posso farlo. Paracadute. 180. 15. Ma cos'è quello straccio malconcio? Quel cencio inaffidabilissimo. 5 paracadute. No, vado via con la trapunta matrimoniale di mia nonna adesso, praticamente. Allora, entriamo di nuovo a casetta. Ehi, ci sono modi migliori per attirare l'attenzione, sapete? Allora, da dove si entra? Non potete, mannaggia, non approfittare di questi prezzi! Date un'occhiata! Ma dov'è? Ah, ok, eccolo qua. Ok. Sono i mutandoni della nonna, mi sa di sì. Adesso scopro che è inutile, speriamo di no. Il corredo del trist nonno morto a Viaria e Cagotto nel 900. Speriamo di no. Lol. No, allora andiamo di qua. Questo posto è un labirinto. Questi non fanno nulla. Va bene, restano lì solo a guardare i muri. Non è neanche qui. Questa si sta pentendo dei suoi peccati. Un altro dei nostri collaboratori. Lì ce ne sono degli altri. Lì anche. Minchia, ma dov'è? Allora, eccola, a posto. Ok. E adesso, signori, fatemi capire. Come si usa? Come si usa? Qualcuno lo sa? Prima di perdere tempo nel ricaricarsi, salta e premi quadrato in aria. Devo tenerlo premuto? No. Premi. Cerchi premi per assassinare al volo. E se arrivo qui? Ah, hai capito. Ok. E quanto alto lo posso fare? A qualunque altezza. Pazzesco, raga. Pazzesco. Pazzesco. Va bene, buona a sapersi. E con questo incredibile nuovo achievement io vi saluto e concludo così questo episodio 18, un po' travagliato ma anche molto interessante. È stato un piacere, ragazzi e ragazze, vi do un bacio, vi mando un bacio, grazie infinite per aver visto il video fino a questo punto, per essere stati con noi e per il vostro tempo mai scontato. Noi ci vediamo a un prossimo video, la chat di Twitch vi saluta, bye bye YouTube, alla prossima, grazie di tutto.